Eccoci, buonasera amici di YouTube. Avevo promesso il video, lo sto registrando. Scusate, ma sono stravolta. Allora, stamattina alle 6 abbiamo preparato la cucina, quindi con piastrelle e vernice, perché domani vengono a installare quella nuova. Allora, là, come potete vedere in alto, manca ancora la greca. Sto aspettando mio marito che vado a prenderla perché rifiniamo il soffitto con un controsoffitto di polistirolo, che sono quelli americani che si usano adesso, molto particolari. Allora, questo è il locale tutto libero, come potete vedere lì ci sono gli attacchi dell'induzione. Adesso abbiamo spostato tutto là, frigor, siamo provvisori. Il lampadario poi se ne andrà perché non sarà più questo. Comunque il colore è questo. Adesso forse non si vede bene perché è già sera, comunque è un sabbia molto bello, molto particolare. Come potete sentire c'è un rimbombo pazzesco, ovviamente, perché non c'è niente dentro. Piano piano metteremo tutto a posto, insomma. E poi abbiamo anche il locale sotto da sistemare perché ovviamente ho avuto una perdita di condensa della caldaia che mi ha spaccato tutto il muro, e quindi stamattina ho dovuto rifare tutta la canna fumaria e risistemarmi praticamente tutto il muro. Quindi sabato andrà verniciato e rifatto tutto, quindi io penso di essere a posto, se tutto va bene, per il 20-25 di febbraio, insomma quel periodo lì. Dopodiché con maggio dovremo fare il bagno di mio marito, perché la doccia del bagno di mio marito è rotta e di conseguenza dobbiamo cambiarla. Cambiarla consisterebbe in, allora, togliere questo marmone qui perché non si usano più, e metteremo praticamente la doccia a livello, e anziché essere un quadrato verremo da parete, cioè da qui fino qui, ed eliminiamo, e questa diventa tutta doccia con un'unica parete di cristallo. Cambiamo la piletta perché stamattina è stato qua l'idraulico, quindi la piletta non la lasciamo più qui, e non più rotonda piccola perché scarica poco e si intasano tantissimo, ma bensì una griglia quadrata al centro, con la possibilità di avere la doccia a soffitto praticamente, con i soffioni che scendono giù. L'obiettivo è questo, quindi senza toccare i sanitari, che ovviamente sono perfetti, quindi non ha senso, è solo un discorso di doccia. E quindi è questo quello che faremo, però più in là, quindi verso maggio, perché adesso con un po' più di calma, insomma. La scala l'abbiamo fatta, non so se l'avevamo fatta vedere, l'abbiamo fatta esattamente come la cucina. Abbiamo creato anche qui il controsoffitto che divide i due colori con il polistirolo. E di qua, e poi domani, se riesco, proverò a fare un video per l'installazione appunto della cucina, se magari riprendo gli operai senza che se ne accorgano, e poi vi farò vedere la cucina nuova, insomma. Va bene, ciao 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 ciao. Buongiorno amici di YouTube, stiamo aspettando i traslocatori che stanno arrivando, siamo abbastanza stanchi, ieri abbiamo finito, ieri sera alle 10:30 e stamattina alle 7 in piedi per liberare di nuovo tutto, perché continuiamo a portare su e giù le cose, insomma, e a spostare per poter mangiare. E diciamo che la ristrutturazione della cucina forse è la cosa più pesante, perché comunque in cucina ci sta una paccata di roba, e come tutti i servizi, insomma, quando mancano diventano un po' pesanti. Comunque sono le 9 e dovrebbero arrivare tra poco, quindi ci vediamo dopo. Qua. Questa è la nostra cucina, che non sono riusciti a farla ovviamente tutto in un giorno, siamo stanchi morti, mi viene da piangere a dire poco. La cucina è bella, ma però hanno sbagliato ragazzi, guardate lì i mobili, vedete? Dovevano essere tutti tipo legno, e invece ne hanno fatti due in laminato, ok? La colonna del farmacista tutta in legno doveva essere, come quei cassetti. Invece questa colonna e quello là l'hanno fatto in laminato. Sì. No, mi devi No, ascoltare, tesco. perché
Se vuoi cucinare puoi saggia farlo adesso. No, 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 io non lo faccio quel lavoro, lo fa Carlo stasera, io non tocco niente. Me l'ha spiegato tutto. No, 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 io c'ho paura, non lo faccio, Camilla, lasciamolo fare a lui quando viene a casa. Oggi mangiamo, non lo so cosa mangiamo, sono quattro giorni che non mangiamo, pazienza. Allora, la cucina è finita, una stanchezza micidiale, è stupefacente, piano Camilla, la cucina dei nostri sogni, si può dire, penso che sono tutti contenti, sei contenta Camilla? Molto, guarda qua sono diretta al cibo. Carlo molto, io più di lui, la mia polizza ha dato buoni frutti, che posso dire, ci sono le ante sbagliate ovviamente, questa parte qua è sbagliata perché è tutta in legno come quelle là che vedete dove c'è il lavandino, e tutte le colonne sono sbagliate perché è tutto legno, quindi vanno tutte rifatte e tra un mese dovranno venire fuori. E là ci va il televisore al plasma grande 50 pollici che mio marito ha reso, e poi insomma le luci è tutto ancora da fare insomma. Poi vi faremo vedere come funziona il Nikola Tesla, questo praticamente piano induzione che è una bomba ragazzi, è forse la parte più cara della cucina. Questo è l'unboxing della cucina. Poi comunque faremo il resto, questa è una vetrinetta, tutte le vetrinette sono modulabili, hanno la luce calda, quindi si regolano a seconda della stagione. Siamo strafelici, non vediamo l'ora di cucinare. Ovviamente manca il frontalino perché se lo sono dimenticato, manca il basamento di legno per mettere i rotanti per i piatti perché vedete se li sono dimenticati, ci sono, allora mancano 6 ante e vanno rifatte, cioè perché qui dove abbiamo i piatti vedete ci vuole la base di legno con i frontalini rotanti per incanalare i piatti automaticamente, che sono questi qua che vedete là, quindi li devono fare. Che dire, qua ci sono i forni, questo è il farmacista che vi avevo già fatto vedere con una dispensa industriale perché tutta la roba che avevamo bisogno di spazio, molto più spazio, cioè, l'abbiamo fatta perché l'altra era rovinata, il mettere mani in una cucina comunque di 16 anni non conveniva e di conseguenza abbiamo optato per rifarla e visto che la rifacevamo abbiamo optato anche, visto il locale, di farla penisola perché l'isola non potevamo, ma anche di aumentare lo spazio. Che dire, ci vediamo tra poco sul canale, saluta Camilla, ciao. Che dire, siamo ancora bui perché ovviamente ci manca l'illuminazione giusta, però questa è la cucina finita. Allora, nonostante sia più arredata rispetto all'altra, sembra più grande e con molto più spazio. Perché? Perché è stata studiata in un modo diverso. Allora, la ragazza che ce l'ha fatta era un architetto del negozio, questa Sara Moalli, che io comunque cioè, l'ho presa proprio per lei perché mi ha fatto un progetto che mi piaceva tantissimo. E è molto più grande, cioè, fantastica. Davvero, cioè, poi questa è l'area snack, vedete che parte dalla colonna e si congiunge al tavolo. Ripeto, ci sono delle cose da cambiare, me le cambieranno nel giro di 3 settimane. Adesso vediamo un attimino i vari messaggi e poi mandiamo via il tutto, insomma. Questa è la nuova cucina. Poi stasera vi facciamo vedere in funzione il piano della Nikola Tesla, che è un piano che costa tantissimo perché è la parte più cara della cucina, dopo c'è il lavandino, quindi solo il piano viene 2795 euro. È un piano intelligente che cucina anche da solo con la funzione automatica. Bella, ovviamente scuola parete Landra al maxi schermo e poi in alto facciamo nei perimetri tutti LED. Quando sarà finita, forse per marzo-aprile, vedrete insomma un po' il grosso, il cambiamento. Per adesso almeno abbiamo da sedere, da mangiare, da lavare i piatti, un po' per volta. Ci vediamo alla prossima, vi ringrazio di essere stati con me e dopo vediamo il piano e poi vi saluto. Ciao 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 ciao. Ore 7:15, vedete là. Buongiorno, la prima colazione. La nostra nuova cucina, sono da sola perché ovviamente sono già andati tutti via e ho comunque tenuto il bollitore perché poi alla fine il bollitore è più pratico, più veloce. È vero che la cucina è velocissima, nel senso che un minuto bolle l'acqua, però anche il bollitore insomma è mediamente veloce, quindi l'abbiamo tenuto e l'abbiamo collegato là
e nelle colonnine vedete che ci hanno, che abbiamo preso, ma ne servono ancora, ne serve ancora una da metterla nell'angolo, che poi vabbè mi regaleranno insieme al massello, al legno, al paraspruzzi e al e che cosa, insieme a qualcos'altro, adesso non ricordo, non ricordo perché abbiamo fatto l'elenco insomma delle cose, quindi dovrebbero arrivare. Adesso faccio colazione. Stamattina mia figlia mi ha detto: mamma, alzati, chiuditi dentro perché ci sono due tipi strani. Allora, stamattina colazione con il tè, succo e burro e marmellata, praticamente un classico, quello che facciamo sempre. Poi stamattina scarico la lavastoviglie e devo passare in negozio perché devo ritirare le garanzie che mi servono. E niente, insomma, stamattina colazione, il video già montato, lo schermo. Poi vabbè, mancano un po' di cosine, però un po' alla volta, non c'è problema. È più bello anche fare un po' per volta che tutto assieme. E niente, facciamo colazione e magari oggi faccio un video mentre preparo. Oggi volevo grigliare appunto zucchine e melanzane, perché insomma le ho prese da un po', poi non abbiamo potuto fare un cavolo perché non avevamo gli attrezzi, la cucina, quindi le devo fare perché altrimenti poi non sono più buone. Ci vediamo più tardi. Ciao 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 ciao.